Questo è, ora stiamo montando sull'impronta che abbiamo preso di un 8 impianti dentali, tutti quelli che sono gli analoghi da laboratorio. Qua coleremo il gesso e in più abbiamo anche i vecchi denti che stiamo andando a sostituire dopo aver deprogrammato l'articolazione, e andremo a utilizzare il nuovo protocollo che sto sviluppando per la New York University, ed è il protocollo che ci permette di fare i nuovi denti completamente digitali con lo scanner 3D. Chiaramente sono cose altamente confidenziali queste, non ve le posso spiegare tutto perché è in fase di elaborazione il protocollo. Quello che facciamo adesso è fondamentalmente andare a posizionare tutti questi che sono gli analoghi, ovvero hanno l'asse di, dell'impianto che sta dentro all'osso. Puoi anche zoomare, far vedere da vicino. Praticamente quando io vado ad accoppiare gli analoghi sopra alle basi, mi viene fuori quello che è l'asse di inserzione dell'impianto dentro all'osso. Oltre questo ho anche la profondità dell'impianto all'interno dell'osso. Una volta colato il gesso, quello che salterà fuori è un modellino con la posizione degli impianti esatta all'interno dell'osso, però sul gesso. Su di quelli poi dovrò andare a trovare l'articolazione, ovvero il rapporto che c'è tra l'arcata superiore e l'arcata inferiore, utilizzando questo modellino qua, questa occlusione qua che ci serve per andare a rapportare i due modellini. In più questo, una volta che sarà scannerizzato, dovrà essere portato sul computer con i rapporti corretti, e questo ci verrà dato dall'IFT, che è questo protocollo qui che sto sviluppando. Un saluto a tutti, buona mattinata.